Ciao a tutti e benvenuti sul canale Excel Espresso. In questo quinto video vedremo come sfruttare la formattazione condizionale abbinandola alle caselle di controllo. Nei video precedenti abbiamo visto come creare delle regole personalizzate partendo da zero e come modificarne l'elenco di esecuzione. Ma sarebbe comodo avere un sistema per attivare o disattivare la formattazione condizionale a seconda della necessità, magari semplicemente mettendo la spunta ad una casella. Se il vostro interesse è quello di creare qualcosa come quello che vi sto mostrando, siete nel posto giusto. Seguitemi che vi spiegherò come fare. Nello specifico, l'intento sarà quello di evidenziare le tre regioni con il maggior numero di residenti e le tre regioni con la superficie minore, semplicemente mettendo la spunta sulle caselle di controllo. Prima di addentrarci nella spiegazione, facciamo una premessa su cosa sono le caselle di controllo. Per semplificare il tutto, sono delle caselle che potremo selezionare mettendo la spunta con un clic del mouse. Esse sono associate a delle celle e verrà visualizzato vero per le caselle di controllo selezionate e falso per le caselle di controllo deselezionate. Per aggiungere una casella di controllo ci porteremo nella scheda sviluppo della barra multifunzione. Nel caso non aveste la scheda sviluppo, premete il pulsante destro del mouse in una qualsiasi posizione della barra multifunzione e quindi scegliete personalizza barra multifunzione. All'interno delle opzioni di Excel scegliamo personalizzazione barra multifunzione e mettiamo un segno di spunta sopra la casella sviluppo e quindi diamo ok. Cambiamo foglio per vedere come inserire le caselle di controllo e la relativa formattazione condizionale. Portiamoci quindi nella scheda sviluppo, andiamo su inserisci e quindi scegliamo casella di controllo. Posizioniamo la casella di controllo all'interno del foglio. Premiamo il pulsante destro del mouse e in modifica testo la rinominiamo come maggior popolazione. Avendo creato la nostra casella di controllo, non ci resta che collegarla ad una cella. Sempre con il pulsante destro del mouse, scegliamo formato di controllo e come collegamento cella mettiamo il riferimento della cella J3 e quindi diamo ok. Nella cella collegata verrà visualizzato vero se la casella è selezionata e falso nel caso in cui sia deselezionata. Ripetiamo le operazioni che abbiamo appena fatto per creare la casella dedicata alle regioni con minor superficie. Nella scheda sviluppo andiamo in inserisci e quindi ancora casella di controllo. Posizioniamo la casella di controllo nel foglio. Pulsante destro del mouse e andiamo in modifica testo e cambiamo il nome della casella di controllo con minor superficie. Colleghiamola ora alla cella L3 e diamo ok. Verifichiamo come fatto prima che mettendo la spunta dia vero e proseguiamo. La parte dedicata alle caselle di controllo è stata fatta. Creiamo ora le regole per la formattazione condizionale che ci serviranno per evidenziare le righe che soddisfano determinati criteri. Come detto in partenza, l'intento sarà quello di evidenziare le tre regioni con il maggior numero di residenti e le tre regioni con la superficie minore. Le funzioni che ci permettono di ottenere questi risultati sono rispettivamente la funzione grande e la funzione piccolo. Ho fatto un video dedicato a queste due funzioni. In descrizione trovate il link.
Come sempre, quando le formule che state utilizzando sono un po' complesse, vi consiglio prima di scriverle nel foglio per verificarne il corretto funzionamento e solo successivamente copiarle all'interno della formattazione condizionale. Portiamoci quindi nella cella G3 e scriviamo la funzione in questo modo. Ricordatevi di mettere il simbolo del dollaro nelle posizioni giuste per dare i riferimenti assoluti nel modo corretto. Se il valore contenuto nella cella B3 dovesse essere maggiore o uguale al risultato della funzione grande, la condizione sarà vera. Quindi, uguale. Se il contenuto della cella dollaro B3 è maggiore o uguale di grande, aperta parentesi, come matrice selezioniamo l'intervallo B3-B22, premiamo quindi il pulsante F4 per metterlo come riferimento assoluto, punto e virgola, e per il valore K mettiamo il numero 3. Quindi chiudiamo la parentesi e diamo invio. Trasciniamo ora il contenuto anche nelle celle sottostanti. Quello che possiamo notare è che il risultato vero lo avremo per le regioni Campania, Lazio e Lombardia, che risultano essere quelle con il maggior numero di residenti. Ora, usando la funzione piccolo, andremo a trovare quali sono le regioni con la superficie minore. Il concetto sarà molto simile alle funzioni che abbiamo appena visto. Portiamoci quindi nella cella H3 e scriviamo. Se il valore contenuto nella cella C3 dovesse essere minore o uguale al risultato della funzione piccolo, la condizione sarà vera. Quindi, uguale, se il contenuto della cella dollaro C3 è minore o uguale di piccolo. Aperta parentesi. Come matrice selezioniamo l'intervallo C3-C22. Come fatto prima, premiamo il pulsante F4 per rendere il tutto assoluto, punto e virgola, e come valore K mettiamo il numero 3. Chiudiamo la parentesi e diamo invio. Trasciniamo anche in questo caso il contenuto nelle celle sottostanti ed il risultato vero lo avremo per le regioni Liguria, Molise e Valle d'Aosta, perché risultano essere quelle con la minor superficie. Ci siamo quasi. Non ci resta che fare l'ultimo passaggio, cioè quello di definire in modo corretto le formule delle formattazioni condizionali. Per far sì che mettendo la spunta alla casella di controllo venga attivata la formattazione condizionale, entrambe le condizioni dovranno essere vere. Sfruttiamo il fatto che le formule più complesse le abbiamo già scritte nel foglio di Excel e quindi copiamo il contenuto della cella G3. Ctrl-C. Selezioniamo l'intervallo in cui vogliamo che la formattazione condizionale vada ad agire, che corrisponde a 3F22, e dalla scheda Home portiamoci in formattazione condizionale, nuova regola, utilizza una formula per determinare le celle da formattare e qui dentro scriviamo la funzione che restituisce vero quando tutte le condizioni sono soddisfatte è la funzione E, quindi uguale E, aperta parentesi. Come prima condizione incolliamo il contenuto che avevamo copiato dalla cella G3, punto e virgola, e come seconda condizione mettiamo il riferimento $J$3. Chiudiamo la parentesi, impostiamo quindi il formato, scegliendo un riempimento di colore verde, diamo OK e ancora OK. Apparentemente non accade nulla, ma guardate cosa succede quando mettiamo la spunta sulla casella di controllo. Le righe contenenti le regioni con il maggior numero di residenti verranno evidenziate di verde.
Ripetiamo ciò che abbiamo appena fatto anche per la superficie. Quindi copiamo il contenuto della cella H3, Ctrl-C, selezioniamo l'intervallo per la formattazione condizionale, quindi A3, F22, portiamoci sempre in formattazione condizionale, nuova regola, utilizza una formula per determinare le celle da formattare e qua dentro scriviamo uguale E, aperta parentesi, come prima condizione incolliamo il contenuto che avevamo copiato dalla cella H3, punto e virgola, e come seconda condizione mettiamo il riferimento $L$3. Chiudiamo la parentesi e come formato andiamo ad impostare un riempimento di colore arancione. Diamo ok e ancora ok. Poiché la casella di controllo della superficie ha già la spunta, le righe contenenti le regioni con la superficie minore verranno evidenziate di arancio. Il risultato lo abbiamo ottenuto. Non ci resta che sistemare giusto due o tre cose dal punto di vista estetico. Possiamo cancellare le formule dal foglio di Excel che ora non ci servono più. Quindi eliminiamo il contenuto delle colonne G ed H. Cambiamo il colore del carattere per le celle J3 ed L3, mettendo un colore bianco. Selezioniamo le celle, portiamoci qui e mettiamo il colore bianco. Dalla scheda Inserisci mettiamo una forma di contorno. Inserisci, scegliamo da forme il rettangolo con gli angoli arrotondati, come riempimento mettiamo nessun riempimento, come contorno aumentiamo lo spessore a 3 punti. Andiamo infine nella scheda Visualizza e togliamo la spunta alla griglia. Andando ad agire sulle caselle di spunta, attiveremo e disattiveremo la formattazione condizionale a seconda delle necessità. La spiegazione di oggi termina qui. Come sempre vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e se il video vi è piaciuto mettete un like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campana di notifica. Vi invito inoltre a visitare il mio sito web www.excelespresso.it, dove potrete trovare tante altre informazioni e curiosità. Excel Espresso, il modo più semplice e veloce per imparare ad usare Excel.